Sta registrando. Sta registrando, perfetto. Allora, diamo inizio a questo seminario, intanto con un benvenuto e un ringraziamento per aver accolto il nostro invito a Fabio Grigenti, che è professore associato all'Università degli Studi di Padova, ma è anche professore aggiunto all'Università di Cordova in Argentina e docente presso il dottorato di filosofia contemporanea francese e tedesca dell'Università di Praga. Dal 2005 al 2012 è stato tutore della classe di scienze morali presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova. Dal 2005 membro del Consiglio Scientifico del Centro Interdipartimentale per l'Etica e la Certificazione d'Impresa di Rovigo. È membro del Senato Accademico dell'Università di Padova, lo è stato a più riprese, lo è anche attualmente ed è stato principal investigator di importanti progetti di ricerca internazionali finanziati nell'ambito del programma Leonardo da Vinci e dalla Unione Europea. È inoltre autore di diverse monografie e di numerosi saggi in volumi collettivi e in riviste specialistiche. Diamo altresì il benvenuto a Simone Aurora, che è dottore di ricerca in filosofia e assegnista presso l'Università di Padova. Aurora ha svolto attività di ricerca presso gli archivi Husser e Waldenfels della Albert Ludwig Universität di Freiburg. Ha pubblicato due monografie, alcune curatele, saggi e contributi in volumi collettanei e riviste specializzate. È assistant editor della rivista Metodo e editor in chef della rivista internazionale Acta Structuralica. Ma soprattutto è tra i collaboratori più stretti della direzione degli Open Common of Phenomenology, della quale ci parlerà oggi. Bene, allora io lascio la parola al professor Fabio Grigenti, che, se ho capito bene, introdurrà questo seminario e successivamente, insomma, la parola passerà anche al dottor Aurora. Bene, grazie Grazie. per la parola, buon lavoro, grazie, grazie di nuovo per aver Grazie. partecipato all'invito. Grazie alla collega Rasini, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Faccio una precisazione. Simone è attualmente ricercatore a tempo determinato presso il Ah, ecco, Dipartimento. Non benissimo. ha aggiornato il curriculum, di questo adesso lo sanzionerò, ma appunto, però attualmente è appunto ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento appunto di FISPA, il dipartimento di nostro dipartimento a Padova, e però tutto il resto, che è la cosa più importante dei titoli e di quello che si fa, è esattamente quello che lui è, insomma, Però ecco. congratulazioni perché insomma questo mancava nel curriculum che evidentemente era un po' vecchio. Sì, Simone è un uomo di mondo, queste cose qua sono così. Ciò che conta è l'essenza e la ricerca, e su questo siamo Siamo d'accordo. completamente d'accordo, esatto. Allora, Valori, ti chiederei, se posso, di poter condividere lo schermo. È Naturalmente, tu puoi possibile? tutto ciò che vuoi, io chiudo anche il mio microfono e il Sì. campo è tutto vostro. Fammi capire, io adesso ho delle slide da far vedere. Non so, dunque, vediamo un Aspetta, attimo. non so se tu riesci a Adesso condividere, vediamo, pian pianino ci arriviamo. altrimenti me le invii e le proietto io, però mi devi dire quando e come cambiare. Fammi vedere un attimo se riesco. Dimmi, Simone, dimmi. Tu puoi schiacciare presenta ora e a quel punto venga proiettato il tuo schermo. A quel Sì, punto lo tu saprò selezioni il file adesso. PowerPoint. Cosa faccio? Il mio schermo intero, una finestra? Cosa è meglio secondo te? Ma secondo me tu fai presenta ora, poi a quel punto apri il file PowerPoint e lo proietti, cioè fai a schermo intero così che si vede più in grande, che tutti possano vederlo meglio. In basso a destra Vedete? dovresti vedere presenta ora. Sì, lo so, l'ho già fatto. Non so se lo vedete. No, al momento no. Condividi. Non mi permette di condividere. Guarda un attimo, il tuo schermo, tac, non mi dà l'opzione di condivisione, però mi. Valori, tu riesci a rendermi, probabilmente perché non sono l'ospite. È possibile questo? Valori, il microfono.
riesci a rendermi co-ospite? Ecco, non lo so. No, temo di no. Temo di no. Sia abilitarti. Ok, prego. Allora come possiamo fare? Sto cercando tra le funzioni sulla destra se c'è la possibilità. Vediamo dov'è. Ma non vedo la possibilità di renderti co-ospite. Le slide sono indispensabili, vero? Beh, vorrei che le vedessero tutti, così rimane più, se no le vedo solo io, ma mi piacerebbe che proprio condividerle. Vuoi provare a mandarmele per posta e io provo. Però poi non so come fare, dunque dovrei caricarle come? Beh, le carichi sul... proviamo a mandarle. Sì. Le sto mandando. Non so se può essere una soluzione, però non so se cliccando sull'immagine di Fabio si apre una serie... Sì, che pensavo anch'io. Di opzioni, magari... una cosa come permetti condivisione schermo, una cosa di questo tipo. Sì, dovresti trovarmi, Fabio Grigini. Sì, non riesco. Stai parlando con me, Fabio? Cioè io sì, dovresti trovarmi dentro... Cioè, se, cliccando sull'immagine di Fabio, sui tre puntini, potrebbe apparire un'opzione tipo permetti condivisione schermo. Sto cliccando, ma non succede nulla. Purtroppo okay. È scomparso addirittura Fabio. Sì, quello anche. È scomparso il relatore. Ecco, ora lo rivedo. Allora, io vedo la possibilità di rimuoverlo dalla riunione, cosa che ovviamente non intendo fare. In questo momento hai il microfono spento, oppure posso fissarlo sullo schermo. Queste sono le uniche opzioni che ho io. Ok. Peccato. Mi dispiace Fabio, avremmo allora, dovuto... Facciamo così, ti mando, prova a vedere se riesci ad aprirlo tu. Allora, come mi mandi? Il mio PowerPoint, e tu puoi sicuramente condividerlo, aspetta un attimo. Scusate un attimo, vediamo se riusciamo questa ultima... Ok, Valori, a che indirizzo te lo mando? Quello universitario, va bene. Valori... Gmail o unimore.it. Ok. State paziente un attimo. Allora, una volta che l'ho ricevuto, che cosa faccio? Apri semplicemente, poi dai l'opzione schermo intero, quella che avrei dovuto fare io, che non mi riesce. Cioè, vado sul PowerPoint. E lo apri e te lo metti giù. Adesso ti guidiamo noi. Allora. Bene. Vai. Sta arrivando. Portate pazienza un attimo, se riusciamo a vedere qualcosa riesco a essere ancora più efficace, vedendo le cose in questa forma di comunicazione. Mandamelo anche a Gmail, dai, perché però alle volte quel non mi sta arrivando all'università, mandamelo anche a Gmail. Poi anche Gmail. È più immediato. Ok. Procedo. Sì, perché probabilmente... alle volte ha... Cioè, del tempo nel passato... Guarda, ce la facciamo, un minuto, se no inizio e vediamo di... Fabio, l'ultima cosa che potrebbe essere... Se tu guardi dove c'è il link Meet Google del browser, c'è una videocamera rossa, tipo... Lo vedi in alto? Dimmi... Allora, dove c'è l'indirizzo Google Meet, via dicendo. Vedi che c'è una dove c'è la videocamera rossa e una serie di cose, lo vedi? Sì, dunque, proprio nel browser. Perché se tu schiacci lì sopra, poi io avevo ad esempio il blocco della condivisione schermo che ho tolto. Ah, tu l'hai tolto lì, vediamo. Però io in questa schermata non lo vedo. Proprio dove c'è l'indirizzo internet, HTTP e vi dicendo. Allora, nel frattempo... Ok, tu dici da lì sopra il Meet. Okay, schiaccia okay. Dove c'è la telecamera rossa. Sì, non mi dà niente.
Non ti dà niente se tu schiacci, perché a me viene fuori permessi per meet.google, via dicendo, e poi togliere il blocco della condivisione. Ho capito, questa scheda utilizza la fotocamera e il microfono, però non mi dà altre, cioè a me non dà nessuna. Fabio, io non ti sento più, hai il microfono spento. Ok. Ascolta, Fabio, allora, io nel frattempo ho scaricato il sapere all'epoca attraverso Gmail. Che cosa faccio? Ce l'ho sul mio desktop, però. Allora, aprilo. Aprilo semplicemente, mettilo magari in icona. Come faccio? Allora, ce l'ho qua giù. Vai, presenta ora. Vado a presenta ora, poi? Sì, e lì cos'è, Simone? Facciamo una schermo intero? Una scheda, che cosa metto? Decidi tu, vediamo con finestra, così magari... Allora, io clicco su una finestra, dopodiché come faccio a presentare il PowerPoint che ho in basso sulla barra? Dovresti vedere... Condividi. Condividi. Clicco su condividi. Dovreste vederlo. No. No, perché io non so come mettervelo in funzione. Cioè, come metterlo a disposizione. Sì, perché se schiaccia condividi, noi dovremmo vedere tutto il suo schermo, quello che sta facendo il suo schermo, però non so perché non si veda, effettivamente. Oppure, io l'ho scaricato. Posso... adesso sì, adesso sì. Sono riuscito io. Ah, perfetto. Sono riuscito io. Ok? Fantastico. Perfetto. Bene. Ottimo. Vediamo se. Ok, allora, scusate questo piccolo. Io inizio, insomma, ci divideremo a metà questa comunicazione, io e Simone. L'intento è quello di così darvi, offrirvi un'occasione di riflessione in comune intorno ad alcuni temi legati inizialmente, per quello che dirò io, ma in maniera estremamente sommaria, quasi così, perfino eccessivamente contratta ad alcune questioni della filosofia digitale, che poi applicherò al caso specifico di internet, e infine Simone ci farà vedere un caso concreto di navigazione legata alla possibilità di fare ricerca filosofica, appunto, in ambito digitale. Questo era appunto l'intento, è un intento così che, ripeto, svolgeremo quasi in una forma iniziale, e ci piacerebbe poi alla fine discutere insieme a voi a partire dalle sollecitazioni che abbiamo dato. Ora, lo sfondo generale di quello che diremo è questa filosofia digitale, questa digital philosophy, che ha, da un punto di vista storico, ormai alcuni dei momenti di originari, delle pietre miliari dal punto di vista concettuale, di ideazione, che sono ormai abbastanza risalenti nel Novecento. Come vedete qui sulla destra, io ho segnato alcune date originarie dell'atteggiamento di quel paradigma di pensiero che è la filosofia digitale. Potete vedere appunto il famoso testo del 1943 di McCulloch e Pitts, i quali per la prima volta stabiliscono, definiscono in termini matematici e filosofici l'analogia tra il neurone e uno specifico dispositivo artificiale, il percettrone, che appunto in qualche modo simula perfettamente l'attività neurale, e voi capite anche la suggestione di pensare che possa essere riprodotto artificialmente lo schema attraverso il quale appunto i neuroni che compongono la nostra corteccia cerebrale stabiliscono le loro relazioni e infine, come epifenomeno estremo, producano il conoscere. Vi è poi la nascita della cibernetica, questa
la conoscete, 1946, le Macy Conferences, cioè che iniziano a New York in un numero di 10, dove una serie di scienziati, allora appunto tutti sostanzialmente i pionieri dell'intelligenza artificiale, ma appunto i cibernetici in senso stretto, i teorici dell'informazione, si riuniscono e definiscono per la prima volta questo nuovo paradigma filosofico tecnologico, appunto la cibernetica. E poi il 48 i famosi due saggi di Claude Shannon che stabiliscono su base matematica la teoria dell'informazione con la prima rigorosa definizione del bit, cioè appunto dell'unità matematica di informazione. Ed è Wiener il primo, siamo ancora appunto negli anni 40, ed è Norbert Wiener il primo a dire che l'informazione è il minimo comune denominatore dei sistemi fisici, biologici, sociali e artificiali, ossia quello che oggi può sembrare uno slogan, può sembrare qualcosa di scontato, in realtà viene stabilito già agli albori di queste ricerche pionieristiche, e l'informazione si presenta da subito non come un elemento tra gli altri, ma come un concetto, un'idea di tipo fondativo, ossia un minimo comune denominatore, un qualcosa che tiene insieme mondi differenti, l'oggetto e l'obiettivo di una ricerca convergente e, la strada per identificare una metafisica, un'ontologia comune che deve tenere insieme domini anche oggettuali, fino ad allora considerati incommensurabili e non comunicanti. L'altro elemento importante, ma qui siamo molto più avanti, nei decenni successivi, è la strana osservazione che i fisici quantistici fanno ripetutamente, cioè il comportamento dell'elettrone nel salto quantico, il quale salto appunto ha una strana analogia con il passaggio repentino di informazione tra lo 0 e l'1. Sembra che l'informazione in qualche modo abiti il nucleo stesso della materia, il cuore stesso dell'essere. E Wheeler, grandissimo fisico quantistico, è uno dei primi, annuncia questa possibilità di ridurre il mondo fisico all'informazione. Più rifletto sul mistero dei quanti e sulla nostra singolare capacità di comprendere il mondo in cui viviamo, più mi persuado che la logica e l'informazione possono avere un ruolo basilare nelle fondamenta della teoria fisica. Sarà poi definitivamente negli anni 90 che Friedkin, uno dei primi grandi organizzatori di una serie di convegni che dagli anni 60 in poi iniziano a pensare ad una meccanica digitale, ad una fisica digitale, Friedkin, uno dei fondatori, forse il più rigoroso, il più importante dei protagonisti della filosofia digitale, dice che non credo che esistano oggetti quali gli elettroni e i fotoni o cose che siano se stesse e nient'altro. Credo che vi sia un processo di informazioni e che i bit, quando si trovano in certe configurazioni, si comportino come le cose che chiamiamo elettrone o atomo di idrogeno o in altri modi ancora. Questa è un'affermazione particolarmente importante, lo comprendete anche voi. Essa segna da un punto di vista filosofico, per quello che può interessare a me e quello che può interessare a voi, il divorzio da un persistente realismo essenzialistico, soprattutto in fisica, dove in realtà l'idea è quella di andare a cercare cose, oggetti che in se stessi, certamente oggetti sempre più semplici, sempre più piccoli, affondare nella materia la nostra mano, ma per trovare sempre qualche cosa, un atomo di materia, l'ultima particella. In questa prospettiva non è più questo che conta, non è questo lo scopo, ma l'idea che invece
ancor più fondamentale sia la possibilità di simulare, cioè di appunto tradurre la materia, anzi di fondare la materia su qualcos'altro, l'informazione, di tradurla, di trasferirla in una configurazione di informazione che solo secondariamente assume l'aspetto della materialità. It from bit significa letteralmente che lit, la materialità, deriva dall'informazione e non viceversa. Non vi è una cosa in sé da cui noi poi traiamo qualche informazione, in cui, rispetto alla quale noi in qualche modo decidiamo vero o falso, ma è l'informazione stessa che a un certo punto si configura come materia. Ciò cosa significa? Vuol dire che in tutti i processi di dematerializzazione, in tutti i processi di digitalizzazione, non è in gioco una perdita di consistenza dell'essere, semmai il suo contrario. La materialità, aspetto esteriore, aspetto epifenomenico, aspetto grezzo, aspetto indeterminato, assume la sua differenza determinata in quanto informazione. È l'informazione il fondamento e non il contrario, cioè nei processi di dematerializzazione la materia assume la sua configurazione più essenziale, più fondamentale e primaria. Questo è appunto il punto di vista fondamentale di tutta la digital philosophy. E quindi voi comprendete che da qui a dire che tutto l'universo sia una macchina da computazione, il passo è breve, e in effetti questa è la grande scommessa metafisica di questa prospettiva filosofica. Non possiamo seguirla, se volete ci vedremo in altri momenti, in altre situazioni, la potremo approfondire insieme. Cerco di applicarla a un dominio più limitato, cerco di vederla all'opera in un ambito diverso, che è quello della rete, che è quello di internet. Come si può vedere, l'analogia risulta forse anche più forte, perché in realtà che cos'è la rete da questo punto di vista che ho cercato velocemente, ora non abbiamo molto tempo, di significare? La rete è nella sua struttura essenziale una macchina, cioè internet è una macchina che in ogni momento del tempo sta computando il proprio stato successivo. Tutto quello che possiamo fare, che dobbiamo fare, è farci dare un passaggio da questa enorme computazione in corso e scoprire in quali punti essa ci approssima al luogo dove vogliamo andare. Questa è una sorta, l'ho chiamata prospettiva Toffoli Grigenti, perché l'ho inventata io a partire da una definizione di Toffoli, che è stato collaboratore di Friedkin, il quale appunto non definiva tanto la rete quanto l'universo. Diceva: l'universo è una macchina che sta computando. Quella è l'ipotesi maggiore. L'ipotesi minore, elaborata da me sulla base, come derivazione di quella di Toffoli, è proprio questa. Cioè io credo che mi astengo dal definire l'universo una macchina di computazione, sono però certo che internet è una macchina da computazione, è una macchina che sta computando anche ora, e sta computando tenendo, in qualche modo trasformando il suo stato e decidendo quale sarà il suo stato successivo anche per il tipo di intervento che noi attraverso internet, attraverso la macchina, per esempio, in questo momento stiamo facendo. In questo momento noi stiamo di fatto chiedendo un passaggio a internet, alla rete, alla macchina che sta computando, perché ci siamo inseriti in un punto in cui la computazione della macchina in qualche modo si avvicina ai nostri scopi, che nel caso specifico sono quelli di comunicare contemporaneamente, simultaneamente, scambiandoci informazione. Ecco, l'idea di internet come macchina è un'idea molto precisa, molto netta, sono certo che è così, e questo però vi fa vedere come
il campo di ragionamento cambia radicalmente, perché appunto da un'idea vaga della rete come grande contenitore, come luogo dove si trovano le cose, come luogo dove c'è tutto, in realtà siamo arrivati a una visione molto più determinata, appunto, dove ciò che è essenziale non è quanto c'è dentro la rete, anche se nella rete c'è molto e c'è sempre di più, ma il tipo di processualità, lo schema del movimento della rete, che è uno schema tipicamente macchinale computazionale. Ecco, macchinale computazionale non sono, sono quasi, come dire, la stessa cosa, per ragioni che magari dopo riesco a vedere. Quindi, allora, tutto questo si traduce in che cosa? Si traduce nell'idea del navigare. Navigare è esattamente prendere un passaggio sulla macchina. E prendere il passaggio sulla macchina, lo ripeto qui, è un prendere un passaggio che deve in qualche modo sempre avere degli obiettivi e degli scopi precisi, cioè dobbiamo cogliere la macchina in un punto per cui il passaggio successivo in qualche modo ci è utile. Navigare per noi, visto il tema di oggi, ha a che fare con alcune operazioni fondamentali, con alcuni passaggi essenziali nello svolgimento del calcolo, che sono censire e catalogare, il classificare, il valutare. E li ho segnati appunto con punti di domanda perché, attenzione, nel caso della macchina specifica che è la rete, tutte queste operazioni sono operazioni piuttosto complesse e forse impossibili. Cioè la rete non è un magazzino dove si può una volta per tutte censire e catalogare, non è un luogo dove è facile classificare e soprattutto non è un mondo dove viene semplice, immediato valutare. Facciamo qualche esempio. È evidente che se voi avete un'idea del censimento, come per esempio lo ha immaginato la modernità scientifica, sociale dell'Europa, censire significa prendere in un certo tempo T un certo numero di oggetti in un dominio, capire quanti sono, che cosa esiste, che cosa c'è, abbiamo bisogno di un'ontologia, di definizioni, ci sono ontologie formali, materiali, sono cose tutte, però insomma l'idea è quella di censire, cioè di denominare, di capire quante cose ci sono, che cosa esiste, quante, e l'idea della modernità era che un censimento dovesse valere almeno per qualche anno, tant'è vero che non si fanno censimenti continui con gli oggetti fisici e materiali. Nel mondo digitale un censimento dura l'attimo in cui è stato fatto, perché nella rete nulla rimane, permane esattamente il medesimo, tutto viene differenziato continuamente da informazione che viene impacchettata, spacchettata, moltiplicata, un sito si crea, 10 ne spariscono, 3 siti si uniscono, il censimento di fatto è impossibile, cioè la rete è un luogo dinamico di continua espansione e contrazione dell'informazione, dove ogni censimento definitivo con l'idea di cogliere qualcosa rimane un'operazione impossibile, così come il catalogare. Catalogare a questo punto significa che noi non possiamo assumere con delle etichette in via definitiva degli oggetti, cioè definirle, perché quegli oggetti a un certo punto potrebbero sparire. Internet non è una biblioteca. Questo è un punto, altro punto molto importante. Non si può catalogare quello che c'è nella rete con un unico sistema. E così, di conseguenza, anche la classificazione. Tenete conto di un altro aspetto importante. Perché censire, catalogare, classificare non sono semplici? Perché, tra l'altro, nella rete voi non trovate solo testi. Non c'è solo il rapporto col testo, il libro, la metafisica specifica, l'ontologia del libro, alla quale si è legata molta parte della cultura occidentale, specialmente la filosofia. Mi domando se da un certo momento in poi la filosofia sarebbe stata possibile senza la mediazione materiale del testo scritto e del libro. Ecco, immaginate cosa può significare per la filosofia una trasformazione digitale dell'informazione, un tempo stoccata in oggetti materiali e ora appunto dematerializzata, ma non nel senso della perdita, ma trasformata in un'altra possibilità di esistenza.
e il valutare di conseguenza anche questo diventa impossibile. Tenete conto che c'è un altro elemento importante nella digitalizzazione: i processi di dematerializzazione conducono tutti a due problemi oltre a quello della dematerializzazione. L'altro problema è quello della diminuzione della, come dire, della consunzione di identità che potete anche trarre da quello che ho appena detto, delle cose e delle persone. Nel campo della digitalizzazione le identità anagrafiche, gli elementi propriamente identificativi collegati ad un radicamento materiale in un mondo vengono meno, scompare, diviene meno accessibile, diviene opaca, per esempio l'idea di autore, ma voi stessi siete sempre coinvolti all'interno di una sorta di test di Turing generalizzato, dove in ogni ingaggio con la rete non solo siete quelli che fanno delle azioni, ma siete sempre costantemente agiti in un campo nel quale l'identità dell'altro non è sempre accessibile. Voi sapete che nel tipo, faccio solo un esempio banale, ma che insomma ci riguarda tutti, utilizzando un tipo di comunicazione esclusivamente simbolica, scambiandoci ad esempio delle email e usando solo questo come schema di comunicazione contemporanea, è impossibile, se dall'altra parte c'è un umano, capire che è un umano o capire che umano è. Questo è un problema estremamente complesso e che ci pone sempre in una situazione nella quale la nostra mente è in qualche modo giocata in una prospettiva appunto di diminuzione, consunzione di tutte le determinanti identitarie. Ma procedo. Dentro la rete, quindi, noi dobbiamo pensare che la rete sia un insieme di risorse, fonti, documenti in continua evoluzione. È un insieme di meta-risorse in continuo aggiornamento, cioè le risorse che ci consentono di accedere alle risorse cambiano, cioè vuol dire che voi siete costantemente in qualche modo sfidati a non semplicemente a cercare oggetti, ma ad appropriarvi di strumenti per la ricerca di oggetti. Cambia il training, non cambiano solo le cose, ma anche i modi di acquisizione, e non sono mai fissi. È uno spazio in cui le conoscenze si formano, più che non trovate conoscenza già formata, è un luogo dove in realtà la conoscenza in qualche modo si forma e voi stessi siete formati a formarla. È un insieme di esperienze continuamente in progress, è un ambiente per comunicare in tempo reale, la simultaneità è un aspetto importante della rete, la simultaneità piace alla rete, è la rete in un certo senso. È un ambiente per collaborare, quindi, come dire, è un ambiente che privilegia le attività collaborative, la formazione di team, il lavorare oggetti assieme, il trasformare le cose in una comunità, ed è un modo per condividere appunto le conoscenze e le esperienze. Ci sono vari tipi di navigatori possibili, voi stessi siete navigatori diversi, General Purpose Browser, che è il tipo di navigatore che non ha interessi ben delimitati, esplora le risorse avendo qualche vaga idea di quello che vuole cercare, ha un interesse generale, cerca appunto qualche cosa, e tuttavia è colui che nel cercare qualche cosa poi è anche in grado di approfondire successivamente, restringe il campo, è il cercatore medio. Poi c'è il vero searcher, quello che voi dovreste essere, cioè, o che volete essere se decidete di esserlo, che sa molto bene cosa ottenere e utilizza prevalentemente strumenti orientati alla ricerca veloce e, volevo dire, e precisa delle informazioni. È il ricercatore in senso classico. E poi c'è il serendip, cioè colui che naviga, è il nomade della rete, il quale naviga senza una meta precisa, ma spinto da una qualche curiosità, entra in rete, cerca qualche cosa, un non so che della rete,
nascosto appunto tra le isole di questo sterminato arcipelago. Qual è quello più efficace di questi? Io non credo che ce ne sia uno più efficace degli altri. Credo che tutti e tre siano possibili, tutti e tre possiamo essere noi stessi in momenti diversi e, come dire, è evidente che dipende molto dai nostri scopi, da quello che vogliamo fare. Certo, il ricercatore, io non credo che la rete sia fatta per il ricercatore in senso classico, colui che usa la rete con tante precomprensioni, con tanti pregiudizi, che sa già molto bene qual è il suo oggetto e che deve poi sbozzarlo ulteriormente usando la rete quasi come fosse una biblioteca. Non credo che sia questo lo scopo della rete. Credo più che, dal mio punto di vista, che la rete invece sia nata per l'ultimo tipo di ricercatore, il nomade che va a cercare qualcosa e se trova questo tesoro si fa in qualche modo guidare dalla rete in una nuova ricerca, una ricerca che non aveva previsto e anticipato, ma in qualche modo è come se la rete stessa gli indicasse questa via. Quindi ci sono vari strumenti a questo punto, voi però siete dei cercatori professionisti, volete fare la ricerca filosofica, volete fare la ricerca tradizionale, volete appunto una ricerca che abbia un effetto in una certa comunità, un effetto di precisione, di riconoscimento dal punto di vista scientifico, e quindi dovete appropriarvi di strumenti. Gli strumenti sono molteplici. Sono, come potete vedere, i cataloghi, sono dei cataloghi molto generali. Yahoo è uno di questi cataloghi. Se lo conoscete, volevo farvi vedere cosa succede, ma poi magari Simone ci fa vedere qualcosa di più interessante. Sono database che si basano sull'indicizzazione intelligente, cioè trovate delle grandi categorie e lì, dentro queste grandi categorie, potete utilizzare delle specificazioni, potete cercare dei lemmi, dei significati, potete cercare, sono strumenti comunque interessanti, certo non molto precisi. Yahoo è diventato più preciso da quando ha assemblato in sé, da quando la macchina di Yahoo ha in qualche modo preso dentro se stessa la macchina di Altavista, che era il classico motore che invece è stato completamente in qualche modo sostituito da Google, dove trovate qualcosa di più, trovate analisi di contenuti testuali. Google, che è diventato lo strumento più potente, ve lo ricordo solamente come appunto un modello, è qualcosa di più che la semplice ricerca di un titolo, di un lemma, e con Google ormai si riesce, facendo ricerche abbastanza precise, questo dipende molto dall'interrogazione che formulate alla macchina, trovate anche contenuti testuali, indicatori, indicate, trovate appunto corrispondenze tra risorsa e parole chiave, trovate l'elemento mancante di una certa frase o trovate l'autore di un lemma che conoscete senza poterlo attribuire. Quindi è già qualcosa di più che una semplice lista. Poi abbiamo le grandi biblioteche digitali, questi sono oggetti, sono strumenti come The Virtual Library, che è un modello appunto in cui potete effettuare una comparazione dei risultati, indicizzare i risultati in schedari, e questo tipo di strumenti, per esempio per il caso dell'analisi dei testi, che è quello poi che interessa alla filosofia, a noi filosofi, sono strumenti molto utili, ma che spesso confermano cose che già sappiamo, talvolta costituiscono la prova o costituiscono per noi un campo di ricerca dove affiniamo, precisiamo, ricordiamo ciò che abbiamo già appreso per... Ora, io ho già finito il mio tempo, che cosa si può dire in generale? Che tipo di ingaggio è questo? È un ingaggio perché ci piace la rete, perché la rete ci interessa, perché ci piace entrare in rete e perché vogliamo utilizzarla per tante cose.
La mia collega tedesca che si occupa di queste cose, di tecnologie digitali, di filosofia digitale, ritiene che da un punto di vista antropologico con la rete mettiamo in campo un tipo di relazione che è assimilabile a quella del gioco. Giochiamo con la rete, ci piace giocare, ci piace ingaggiare, e attenzione, il gioco però non deve essere inteso qui come un'attività ludicamente piacevole, come un intrattenimento, ma il gioco qui è un'attività profondamente strutturata dove il giocatore, se accetta le regole di ingaggio, è giocato anche allo stesso tempo. Vi è una trasformazione del gioco, della macchina, che si trasforma attraverso di noi. Noi siamo ambiente per la macchina si trasforma attraverso di noi, ma noi stessi siamo trasformati dalla macchina stessa. È un training, forse attualmente, anzi direi che raramente nella storia dell'umanità si è visto un tipo di esercizio antropotecnico come quello planetario ormai che tutti noi facciamo con la rete, e ha chiesto a così tante persone di giocare e di formarsi al gioco, appunto, della navigazione. Non ne conosciamo gli esiti, non ne sappiamo appunto il futuro, ma certo questo sta trasformando il mondo e noi stessi in una forma, in un modo molto significativo. Questa è l'idea generale. Lascio a Simone una specificazione legata a un caso specifico di ricerca che lui adesso ci illustrerà. Intanto io vi ringrazio e poi spero che possiamo tutti insieme discutere, perché vogliamo delle sollecitazioni. Ci piace l'intrattenimento, ci piace appunto il feedback. Grazie a voi. Grazie professor Grigenti, diamo la parola a Simone Aurora, poi spero che potremo anche discutere anche di queste cose. Prego Simone. Perfetto, ringrazio innanzitutto la professoressa Rasini per l'invito e voi tutti, insomma, per la presenza e per l'attenzione che ci state dedicando. Allora, il mio compito è fondamentalmente quello di provare a mostrare la cogenza delle cose che ci ha detto Fabio, utilizzando appunto un cosiddetto case study, no? Cioè, quindi mostrando come questa innovazione che riguarda la modalità di ricerca che può interessare anche la disciplina che ci occupa tutti, cioè la filosofia, sia incarnata in un progetto che appunto vorrei presentarvi. Prima però di farvi vedere sperando in un esito più rapido, vorrei anche condividere lo schermo in modo tale da farvi vedere appunto la piattaforma appunto di cui vorrei parlarvi. Volevo provare a costruire una sorta di ponte tra l'intervento di Fabio e diciamo quello che vorrei invece proporvi io. Allora, Fabio si è concentrato sul concetto di digital philosophy, quindi diciamo così appunto la ricerca filosofica nell'epoca del digitale, e è quello appunto che vorrei mostrarvi io, è uno strumento che è stato pensato, costruito e che è tuttora in via di elaborazione continua per appunto agevolare e accompagnare la ricerca filosofica nell'epoca della sua, diciamo così, riproducibilità digitale, no? Come recita il titolo. E mi interessava soffermarmi in particolare su quanto diceva Fabio rispetto al divorzio da un realismo essenzialista, che porta quindi a in qualche modo fondare e a ricondurre, diciamo così, a ritradurre la materia nei termini di informazione e di relazione tra informazioni. E però volevo trasportare questo elemento di appunto traduzione della materia in informazione nel campo della ricerca vera e propria, per quel che riguarda dunque la ricerca filosofica e in generale la conoscenza. Per quel che riguarda la nostra disciplina, questo divorzio, diciamo così,
da quello che Fabio definiva un realismo essenzialista, prende le forme di un divorzio dalla forma libro, in qualche modo. Da una forma libro, dalla forma libro intesa appunto come forma che in qualche modo dà all'informazione dei precisi limiti spazio-temporali. Dico subito che questo divorzio dalla forma libro, che in qualche modo è stata per secoli e che tuttora è in qualche modo la forma che assume la ricerca nelle cosiddette scienze umane, in particolare in filosofia, non è un divorzio, come dire, totale, nel senso che questo divorzio implica sempre la sua ricomposizione in qualche modo, cioè questo distacco dalla materialità del libro non preclude la possibilità di una ritraduzione dell'informazione, appunto, all'interno di una forma spazialmente determinata, qual è quella del libro, e vedremo poi come concretamente questo gioco di traduzione e ritraduzione, di passaggio appunto dall'informazione pura alla forma libro, si gioca all'interno del progetto che vorrei presentarvi. La questione più importante mi pare dunque essere quella della dematerializzazione della conoscenza, che appunto si accompagna ad esempio a questo distacco, diciamo così, da un riferimento univoco appunto alla forma libro, no? Cioè la conoscenza diventa in qualche modo pura informazione, con tutto ciò che di problematico questa metamorfosi comporta, e che può essere riassunto in un concetto che viene spesso utilizzato quando si parla appunto di digital humanities o di digital philosophy, che è il concetto di information overload, cioè di sovraccarico di informazione. Non essendo in qualche modo più vincolata a dei limiti spazio-temporali, l'informazione al suo stato puro assume una forma ipertrofica che diviene in molti casi ingestibile, non organizzabile. Questa dematerializzazione della conoscenza, che appunto fa sì che la conoscenza sia metamorfizzata in una sorta di condizione di pura informazione, è la forma che la conoscenza assume appunto nell'ambito di internet e più in generale della rete, no? Di una rete intesa appunto come macchina, come una macchina computazionale della conoscenza, e questa dimensione macchinica della rete, dal mio punto di vista, porta con sé due possibilità. Una che tenderei appunto a considerare come negativa, che è quella che conduce, diciamo così, sulla strada della cosiddetta profilazione algoritmica, con tutte le problematiche che anche dal punto di vista, diciamo così, politico essa comporta, per cui, diciamo così, la automatizzazione, la calcolazione algoritmica dei profili, che tendono a una standardizzazione dell'informazione, ad un livellamento, diciamo così, dell'informazione disponibile, vi dicendo. L'altra invece, che è quella che vorrei in qualche modo presentarvi oggi attraverso il progetto appunto degli Open Commons of Phenomenology, è quella che invece si oppone a una profilazione algoritmica e che invece offre la possibilità di progetti di individuazione collettiva all'interno dei processi conoscitivi e all'interno, diciamo così, dell'attività di ricerca. Cioè la conoscenza diventerebbe appunto un campo di informazione collettivamente organizzata, ma dove il collettivo evidentemente come principio di organizzazione si oppone all'algoritmico, all'automatico, nel senso che collettivo qui è inteso come forma di organizzazione che prevede, diciamo, la condivisione di intelligenze e non in qualche modo la neutralità matematica del calcolo. E quindi diciamo così, la conoscenza dunque come prodotto in costante divenire di processi di individuazione collettiva, che è quello che la rete appunto può rendere possibile allorquando venga organizzata e pensata in modalità che appunto sono finalizzate a questo tipo di esiti. La dematerializzazione della conoscenza, poi vengo subito all'oggetto vero e proprio, diciamo così, del mio intervento, porta, diciamo così, ad una mutazione del contesto spazio-temporale in cui la conoscenza
si articola, e nella misura in cui appunto cadono tutta una serie di limiti che alla conoscenza venivano posti dai suoi vincoli ad uno spazio e ad un tempo ben precisi, con, come dicevo prima, la possibilità di un aumento delle potenzialità conoscitive da un lato, ma con il rischio appunto di un information overload, quindi di una ipertrofia dell'informazione che sarebbe, diciamo così, totalmente controproducente. Tutte queste cose che ho detto ora, sperando in qualche modo di come dire, fornirvi gli strumenti per comprendere al meglio come ciò che vi presento ora si connetta in maniera coerente con tutti gli elementi che venivano convocati dall'introduzione, dall'intervento di Fabio, si mostra secondo me in maniera particolarmente efficace all'interno appunto di questo progetto che proverei a mostrarvi appunto condividendo lo schermo. Guardiamo se siamo più fortunati. Allora, uno schermo intero. Consenti. Ok. Voi vedete il mio schermo? Sì? Quindi se clicco qui vedete il sito? Sì, vediamo sì. Bene, Simone. Perfetto, perfetto. Allora, questa diciamo è la piattaforma per come si presenta, se appunto andate all'indirizzo che vedete nel browser. Come potete comprendere fin da subito, è una piattaforma dedicata alla tradizione fenomenologica, che diciamo così io ho a pensare e a strutturare e che in realtà si deve all'idea di uno studioso che ora insegna all'Università di Fribourg in Svizzera e che ha avuto l'idea di costruire questo tipo di piattaforma e che io ho conosciuto, diciamo, per motivi banalmente accademici, perché appunto condividevamo lo stesso ambito di ricerca, che era appunto, diciamo così, dal punto di vista storico-filosofico, la fenomenologia e la sua tradizione, con particolare riferimento al pensiero di Husserl. La prima cosa che vorrei farvi notare è il titolo di Open Commons of Phenomenology, che peraltro, così, dal punto di vista così, aneddotico, presenta una cosa interessante, nel senso che questo era il titolo che Patrick Flack, che è appunto il fondatore della piattaforma, aveva in qualche modo immaginato per una prima versione della piattaforma, ma che pensava di dover cambiare perché appunto giudicava troppo lungo e troppo, in qualche modo, diciamo, non in linea con il linguaggio della rete. E avevamo deciso, era nel 2015, quindi qualche anno fa, di fare un sondaggio tra i vari partecipanti al progetto per proporre un titolo diverso, e alla fine tutti ci siamo ritrovati d'accordo nel mantenere questo titolo, questa locuzione, che per quanto appunto potesse sembrare un po' lunga e non particolarmente accattivante, però ci pareva esprimesse bene il senso e il nucleo concettuale anche di quello che volevamo fare. Open Commons of Phenomenology, perché appunto secondo noi il titolo era particolarmente significativo? Perché in qualche modo rimanda a due elementi, no? Immediatamente. Il primo è la dimensione collettiva, che appunto viene richiamata dal termine commons, no? Che rimanda anche a tutta la questione dei beni comuni che riveste una sua rilevanza nell'ambito della filosofia politica e della riflessione politica in generale. Cioè l'idea era che la conoscenza in generale e la fenomenologia in particolare
potessero essere intese come ambito accademico di ricerca, come appunto un bene comune, come qualcosa che dovesse essere frutto di una ricerca appunto collettiva. E l'altro termine particolarmente importante, open, che rimanda appunto all'idea della accessibilità, cioè della pubblicità di, della conoscenza e della ricerca. Quindi gli Open Commons of Phenomenology sono nati e continuano a esistere in qualche modo con due, diciamo, servendo due grandi finalità. È innanzitutto una piattaforma no profit, cioè che evidentemente non ha fini di lucro, che prevede una gestione collettiva e il cui scopo è quello di permettere un libero accesso all'intero corpus testuale della fenomenologia, sia per quel che riguarda la letteratura primaria, sia per quel che riguarda la lettura secondaria. Si basa su quattro principi fondamentali, che sono appunto quello dell'open publishing, cioè dell'open access, quindi dell'accessibilità gratuita a tutti dei testi presenti sulla piattaforma, sul concetto di digital curation, cioè sul fatto che diciamo così il lavoro editoriale sui testi sia in qualche modo frutto anche questo di un'operazione collettiva in cui ciascuno può contribuire secondo le proprie competenze e secondo la propria libera disponibilità. L'altro pilastro è quella della, appunto, research community, quindi dell'idea di una ricerca sempre intesa come prodotto di una comunità di ricerca. E l'ultimo pilastro, poi se volete lì possiamo vedere meglio anche all'interno del sito, il pilastro della public science, che appunto, diciamo così, concepisce la scienza come qualcosa di pubblico nel doppio senso di elaborata, diciamo così, in maniera appunto collettiva e pubblica, ma anche di libero accesso ad un pubblico che in qualche modo possa avvicinarvisi senza, diciamo così, mediazione che non sia la mediazione dovuta ad una serie di competenze che sono necessarie per, come dire, approcciarsi a contenuti comunque specialistici. Ecco, la cosa che credo sia evidente, ma che è bene appunto sottolineare, è come la piattaforma sia una piattaforma che è sì rivolta, diciamo, al pubblico e sì di dominio pubblico, ma è una piattaforma accademica, cioè che ha per questo tutta una serie di meccanismi di controllo che ne garantiscono in qualche modo la scientificità e la e appunto il rigore, diciamo così, per quel che riguarda i contenuti che vengono pubblicati. Gli strumenti digitali per la ricerca che la piattaforma, che poi appunto vorrei mostrarvi un po' più nel dettaglio, rende possibile, sono evidentemente la ricerca bibliografica innanzitutto, che si correda anche di strumenti di ricerca avanzati, quindi diciamo così con la possibilità di fare ricerche orientate. L'analisi bibliometrica, che non è ancora totalmente implementata, ma che permette ad esempio di compiere anche qui tutta una serie di queries, cioè di ricerche, che restituiscono dei dati però già, diciamo così, annotati e analizzati. Faccio un esempio: abbiamo provato a costruire questo strumento per una rivista di estetica dei primi anni del Novecento e su tutto il corpus della rivista è ad esempio possibile porre dei filtri del tipo, ad esempio, dei filtri disciplinari, cioè quanti sociologi hanno scritto su questa rivista, quanti pedagogisti, quanti filosofi, quanti matematici. Ovviamente questo prevede tutto un lavoro di annotazione precedente che appunto, diciamo così, qualifica i dati che vengono inseriti all'interno della piattaforma. Però questo, ad esempio, permette di,
avere in tempi molto rapidi un'idea della dimensione interdisciplinare di un certo corpus, ad esempio una rivista specialistica di estetica, no? E, quindi ricerche avanzate, analisi bibliometriche, la costruzione di glossari, la costruzione di indici tematici, le annotazioni, appunto, la condivisione di commenti, di come dire, percorsi di ricerca, di contenuti testuali tra i vari utenti della piattaforma e la creazione appunto di profili personali. Creazioni di profili personali che però sono costantemente messi, diciamo così, in contatto potenziale con altri profili che possono essere creati appunto da altri ricercatori, quindi per rafforzare in qualche modo appunto l'idea di una comunità di ricerca. Prima di vedere un po' com'è strutturata dal punto di vista, diciamo così, della gestione scientifica la piattaforma, volevo farvi vedere appunto molto brevemente un po' com'è strutturata e cosa è possibile fare appunto su questa piattaforma. La il primo tool, il primo strumento che trovate evidentemente è quello che permette la ricerca testuale, che trovate qui e che poi vi mostro come funziona. Poi abbiamo una piccola uno spazio in cui vengono inseriti tutti gli eventi che in qualche modo riguardano la ricerca nel campo fenomenologico. Quindi qua vedete ad esempio tre conferenze, tre convegni che avranno luogo appunto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Sulla destra vedete l'edizione di nuovi libri che sono tutti di argomento fenomenologico. Abbiamo poi i call for papers, quindi qua in questo momento 13 call for papers aperti, sempre evidentemente per questioni diciamo così, tematiche di ambito fenomenologico. E poi abbiamo questa sezione sulle recensioni. Questa sezione sulle recensioni mi permette di aprire un'altra piccola finestra sulle potenzialità di questa piattaforma e di piattaforme simili o che potrebbero, diciamo così, nascere, nella misura in cui questa sezione relativa alle recensioni si collega in realtà ad un altro strumento che è connesso appunto alla piattaforma, ma che non è, come dire, organicamente legato alla piattaforma. Cosa intendo dire? Intendo dire che la piattaforma è, tra virgolette, pubblicata da una casa editrice che si chiama Sdvig Press, S-D-D-I-G Press, che è presieduta appunto che è diretta da Patrick Flack, che è appunto anche, diciamo così, membro e ideatore della piattaforma, e che ha una duplice funzione. È una casa editrice, diciamo così, standard, che pubblica evidentemente solo in open access e quindi ha delle riviste che sono pubblicate appunto da questa casa editrice, ha delle collane, ma si pone anche come mezzo, diciamo così, come strumento di traduzione dei percorsi eventuali di ricerca che potrebbero venire implementati attraverso la piattaforma in una forma appunto che è quella della forma libro. E quindi, diciamo così, è il tramite tra la dimensione prettamente virtuale della piattaforma e invece una dimensione più classica che appunto prevede la traduzione di determinati percorsi di ricerca, di determinati risultati all'interno di una della forma libro, sia, come dire, nella sua versione digitale, ma anche nella sua versione cartacea, quindi, diciamo così, materialmente determinata. E perché ho nominato la casa editrice? Perché appunto queste recensioni provengono tutte da una rivista che è pubblicata appunto da Sdvig Press e che è strettamente connessa appunto alla piattaforma e che si chiama Phenomenological Reviews, che pubblica, è una rivista che pubblica unicamente recensioni
di materiali testuali apparsi, diciamo così, negli ultimi anni e che riguardano appunto la fenomenologia. I contenuti che vengono pubblicati sulla pagina della rivista vengono automaticamente ripubblicati anche nella sezione recensioni appunto della piattaforma. E quindi qua vedete ad esempio le ultime due recensioni pubblicate dalla rivista Phenomenological Reviews che automaticamente compaiono sulla pagina della piattaforma. Poi abbiamo una sezione che comprende le ultime uscite di riviste dedicate appunto alla ricerca fenomenologica e abbiamo una sezione dedicata alle pubblicazioni open access e alle edizioni digitali. Se andiamo appunto diciamo così, nello spazio dedicato alle ricerche e facciamo una ricerca molto banale, cioè Husserl, vediamo se va, eccolo qui. Voi avete vari autori, a noi interessa per lo più Husserl padre, più che i figli, evidentemente, quindi schiacciamo su Edmund Husserl e qui abbiamo sostanzialmente tutta una serie di testi che sono non solo pubblicati, cioè non solo, diciamo così, scusate, elencati, ma anche, laddove possibile, pubblicati in open access. E quindi questa è la tesi di dottorato di Husserl, ad esempio, del 1882, e questa non ha il PDF, è una tesi peraltro di matematica, quindi fondamentalmente sono tutte formule, e guardiamo se trovo qualcosa. Eccolo qui. Questo è la prima versione, diciamo così, della prima opera di Edmund Husserl, La filosofia dell'aritmetica, sul concetto di numero, e qui abbiamo l'indice, e se noi schiacciamo sull'Einleitung, sulla introduzione, noi possiamo scaricarla e abbiamo il testo completo della introduzione, oppure possiamo scaricare, se andiamo su PDF, tutto il testo. E questo vale per Edmund Husserl e per tutta una serie di autori anche, diciamo così, molto meno noti. Ecco. E anche qui, come dire, il caricamento dei testi e la edizione dei testi, che sono tutti OCR, quindi riconoscibili otticamente, quindi per fare ricerche più approfondite, non è automatica, ma viene fatta, diciamo così, da intelligenze umane. E questo richiede anche, appunto, tutta quella dimensione di collettività di cui vi parlavo prima. L'idea è un po' questa, no? Che ciascun ricercatore che fa uso della piattaforma non sia solo appunto un utente, ma sia anche qualcuno che contribuisce alla sua crescita, alla sua formazione. Faccio un esempio: se noi cerchiamo il professor Grigenti, che diciamo non è, come dire, non è uno studioso specifico nella tradizione fenomenologica, anche se ha scritto anche su Husserl e via dicendo, noi troviamo un solo testo, che è un'opera appunto collettanea su Michel Henry, e questo testo, come vedete, non ha l'indice e non ha il PDF. Questo ci permette di focalizzare due problemi. Il primo è quello evidentemente dei copyrights, no? Dei diritti d'autore, per cui evidentemente il PDF di questo testo non può essere fornito perché è sottoposto a dei diritti d'autore. L'altro problema, che riguarda invece la mancanza dell'indice relativo a questo testo, che cosa ci dice? Ci dice dell'immensità, no? dell'operazione che è sottesa alla costruzione di questa piattaforma. Nel senso che voi potete capire che anche solo restringendo il campo alla ricerca fenomenologica, alla letteratura primaria e secondaria del canone fenomenologico, noi siamo di fronte a una quantità di testi immensa.
e dunque non, diciamo così, gestibile da un esiguo gruppo di persone che si dedicano e lavorano alla piattaforma. L'idea è un po' questa, l'idea è che il professor Grigenti, poniamo, si trova a navigare per la piattaforma, vede che c'è questo testo e che non è completo perché manca l'indice, può schiacciare su questa opzione e può inviare alla direzione, diciamo così, alla redazione della piattaforma l'indice che viene automaticamente inserito. Addirittura lo può inserire lui stesso e ovviamente una volta inserito c'è una procedura di controllo per verificare che effettivamente le informazioni che sono state inserite sono in qualche modo corrette. L'idea, insomma, di fondo è quella di una quella che prevederebbe di coordinare tutte le risorse che ineriscono al campo della ricerca fenomenologica, in questo caso, all'interno di un unico spazio che è decentrato, nel senso che non c'è appunto un'istanza centralizzatrice, non c'è un direttivo che in qualche modo decide come si svilupperà la piattaforma, ma è decentrata nella misura in cui è flessibile e che è nel senso che costituisce una sorta di ecosistema di ricerca che è direttamente al servizio degli utenti accademici e al pubblico generale e che non solo è al servizio degli utenti, ma che richiede in qualche modo o permette agli utenti di plasmare lo strumento che loro utilizzano a loro piacimento. Per cui, ad esempio, se poniamo uno studioso è particolarmente interessato a un autore di cui la piattaforma registra poche indicazioni bibliografiche, può contribuire, diciamo così, a aumentare la quantità di informazione relativa a questo autore, rendendola però immediatamente accessibile anche ad altri studiosi che possono in qualche modo avere interesse per questo autore o per le tematiche connesse con questo autore, diciamo così. Dico un'ultima cosa perché altrimenti vi porto via troppo spazio e poi abbiamo meno tempo per la discussione. Ovviamente per curiosità o domande più specifiche poi appunto possiamo tornare nella discussione. Una delle cose anche interessanti secondo me è che appunto testimonia del carattere, diciamo, collettivo e pubblico della piattaforma e dell'idea di conoscenza che sottende la costruzione di questa piattaforma è quella, voi vedete che se andate su resources avete questa pagina blog e questa pagina come dire permette di accedere a sottopagine che sono però organicamente comprese nella piattaforma e che rimandano a singoli gruppi di ricerca. Ad esempio qui abbiamo la pagina del Center for Subjectivity Research diretto da Dan Zahavi a Copenaghen. Voi vedete che l'indirizzo è sempre, diciamo così, un sottoindirizzo della piattaforma e qui questo gruppo di ricerca, molto importante in questo caso, ha la possibilità di gestire l'inserimento di contenuti che riguardano le attività di ricerca del gruppo e che però sono automaticamente rese accessibili a tutti coloro che in qualche modo navigano all'interno della piattaforma. Ovviamente, per questo parlavo di gestione decentrata, ovviamente sulla gestione dei contenuti che vengono pubblicati all'interno delle pagine che ospitano l'attività dei singoli gruppi di ricerca, tutta, diciamo così, la gestione è decentrata appunto ai gruppi di ricerca responsabili di queste pagine. Quindi non c'è nessuna forma di controllo né di indirizzo da parte della piattaforma rispetto ai contenuti che vengono pubblicati nelle singole pagine. Quindi questo appunto dal mio punto di vista permette di comprendere bene in che senso si parli qui di una gestione decentrata delle traiettorie di ricerca
che però tende ad una forma di organizzazione che funzioni senza un centro, ma che funzioni appunto per implementazione di relazioni che da un lato sono in qualche modo casuali, nel senso che sono dovute alle interazioni che si possono sviluppare sulla piattaforma. Dall'altro però sono in qualche modo agevolate dal fatto che si tratta comunque di una piattaforma tematicamente determinata e che presenta una forma di organizzazione che, benché decentrata, permette comunque di mettere una sorta di ordine, per quanto appunto flessibile e temporaneo, ai contenuti che sono inclusi all'interno della piattaforma. Io mi fermerei qui per motivi di tempo e poi se ci sono domande o curiosità rispondo. Nella cosa di Copenaghen c'era anche Sonia? Sì, sì, sì. Una nostra giovane, eccola qua, questa Sonia, voi pensate che lei è una dottoranda? Sì. Però attraverso questo strumento sta avendo una risonanza mondiale come giovane ricercatrice fenomenologa. Capite? Quindi questi strumenti poi producono anche effetti appunto importanti dal punto di vista del riconoscimento scientifico e della possibilità di come dire, far conoscere ad un pubblico sostanzialmente planetario le cose che si fanno. Indipendentemente dal proprio grado accademico, questo è un aspetto particolarmente interessante. No, effettivamente c'è poco da... cioè Sonia lì, che è una giovanissima nostra, lavora con noi a Padova, però appare lì, capite? Ed appare nel luogo giusto. Se qualcuno la collega a Padova, in realtà non comprende quello che fa, lo capisce se guarda qui dentro. Quindi ecco, era solo per farvi... Grazie, scusate, abbiamo preso un po' di tempo, ma insomma siamo qui, possiamo discutere di tutto quello che volete. Bene, grazie, grazie anche a Simone, che insomma ci ha illustrato molto bene questo progetto. Io prima di lasciare la parola a domande, a considerazioni, che spero ci saranno, nonostante appunto non ci sia moltissimo tempo, ma insomma possiamo prendercelo un po' anche oltre l'orario stabilito, vorrei chiedere però allora, questa cosa per cui non ci sono, ora si tratta chiaramente di una piattaforma che viene utilizzata soprattutto da ricercatori e quindi, come giustamente si diceva, da persone che sono, si suppone, dotate di una certa serietà e che hanno degli obiettivi precisi. Però il fatto che non ci sia un controllo, il fatto che non ci siano dei controlli, usiamo pure il plurale, o meglio ancora, non ci sono veramente controlli oppure si può parlare di un controllo incrociato? Cioè le varie comunità di ricerca che partecipano a questo progetto possono anche controllarsi reciprocamente, non in senso negativo, ma nel senso appunto che mentre ci si dà una mano reciprocamente si possono anche eventualmente correggere sbavature o errori. E un'altra cosa, ci possono essere anche, cioè, anche gli individui singoli, se capisco bene, al di là dei gruppi di ricerca, possono aggiungere, no, informazioni, dati, eccetera. Ecco, magari qualche individuo che fa errori anche grossi può essere poi corretto da altri, in che modo, in che forma, accade veramente oppure no, è giusto o meno che questo che si dia la cosa in questa forma, insomma. Grazie. Rispondo subito? Ok, allora, sì, forse non mi sono spiegato benissimo, nel senso che quello che volevo dire rispetto alla domanda che veniva posta va in due direzioni un pochino diverse, cioè la prima che riguarda le pagine dei cosiddetti blogs, cioè quelle riservate ai singoli gruppi di ricerca, ai singoli centri di studio, via dicendo. Lì, in qualche modo, una forma di controllo incrociato c'è, nel senso che se io, in qualche modo, sono appartenente al centro di ricerca fenomenologica dell'Archivio USA di Lovagno, e sulla pagina
del Center for Subjectivity Research trovo un'imprecisione, un errore, io lo posso segnalare direttamente al gruppo di ricerca che avrebbe commesso l'errore, oppure lo posso segnalare direttamente, diciamo così, alla direzione della piattaforma. Però lì, diciamo così, è come dire, il rigore dei contenuti viene in qualche modo, il controllo sulla validità, sul rigore scientifico, viene lasciato a questi gruppi che gestiscono direttamente le pagine e che si presuppone abbiano, diciamo così, un controllo, visto che sono comunque tutti formati da, diciamo così, studiosi di professione. Specialisti. Specialisti, assolutamente. Bene, grazie. Peraltro, se noi adesso volessimo dire creiamo il nostro gruppo Modena da inserire nella piattaforma, non lo potremmo fare, nel senso che bisogna scrivere una mail alla piattaforma dicendo noi siamo questi e quest'altri, vorremmo fare questo e quest'altro. A quel punto, una volta che viene in qualche modo verificato la serietà della cosa, allora si dà lo spazio sulla piattaforma. E a quel punto però, se abbiamo giudicato che la proposta è seria, allora lasciamo in qualche modo anche la gestione dei contenuti a questo gruppo di persone che riteniamo essere degli studiosi seri e che quindi, diciamo così, si occupano di come dire, esercitare un controllo. Per quel che riguarda invece le aggiunte che possono venire da singoli utenti della piattaforma, lì invece c'è una forma di controllo più netto. In che senso? Nel senso che io aggiungo, a questo punto la piattaforma segnala a chi la gestisce che è stata aggiunta questa informazione, ma fino a che non viene validata da qualcuno che gestisce la piattaforma, questa aggiunta non è pubblicamente visibile. E quindi ci possono essere degli errori, ma è altamente improbabile, sono impossibile che venga pubblicato, poniamo, un indice relativo a un volume che in realtà sia totalmente scorretto. Quindi in questo senso la forma di controllo c'è. Benissimo, grazie molte. Ho visto che c'è una domanda da parte di Fiorenza Toccafondi, della professoressa Toccafondi. Mi sentite? Sì. Sì, allora innanzitutto grazie per la stimolante relazione di entrambi. Io, per tutte le cose che ci avete detto, io avrei un'osservazione e domanda, diciamo così, sugli aspetti metafisici, no, della questione. Ecco, Fabio, tu hai molto insistito sul discorso del continuo cambiamento dell'informazione, no? Della continua modificazione, come uno degli aspetti metafisici fondamentali di ciò di cui stiamo parlando. Però io ci vedo anche una potente conservazione dell'istante, e questo riguarda, questo aspetto è stato toccato alla fine dalla presentazione che ha fatto Simone, e questo riguarda per esempio i blog non tanto di caricamento di contenuti, ma i blog di discussione, no? E lì è veramente una potente conservazione dell'istante, nel senso che uno che si interessa di filosofia può imbattersi in blog anche di grandi filosofi, oppure in blog a cui hanno preso parte anche dei grandi filosofi magari 5 o 6 anni fa, magari 10 anni fa, anche 15 anni fa. E quindi tutto questo mi sembra veramente uno degli aspetti, no, lo chiedo a voi perché io sono uno degli aspetti da rubricare tra le caratteristiche metafisiche di questo fenomeno, perché questa conservazione dell'istante è molto più potente, per esempio, degli interventi a un convegno che un autore poteva fare, che poi vengono pubblicati negli atti. E quindi, come dire, è una conservazione viva, quindi una conservazione di un istante passato, ma che è potentemente vivo. Quindi volevo chiedere a Fabio se negli aspetti metafisici della questione lui ci vede anche questo. Certo, mi state sentendo perché vedo la mia immagine un po'... Sì,
hai perfettamente ragione, Fiorenza. Questo è l'altro aspetto. Effettivamente c'è un potere di conservazione della rete, e questo è vero, che è molto potente, è sovrapotenziato rispetto ad altri sistemi di conservazione, su questo non c'è dubbio. Ecco, è che talvolta questa conservazione, come dire, può essere, ha il carattere di essere costantemente ripresentificata, però ecco, togliendo di mezzo la differenza temporale, il passaggio temporale, come se quell'istante non fosse mai passato. Ecco, in questo senso sì, ha un potente valore metafisico, c'è un sovrapotenziamento che però, attenzione, ha l'effetto talvolta di destoricizzare e quindi rende contemporaneo ciò che forse non lo è più. E quindi tu non sai più valorizzare quell'istante nel contesto in cui è stato evento, è accaduto. Ecco, sicuramente c'è questo potere, ma con il pericolo e forse la perdita del passaggio del tempo. No, soprattutto per chi non sia pesantemente preparato alla storia, tutto rischia di apparire come una sorta di eterno presente, dove tutti gli istanti sono simultanei. E questo, per la comprensione, talvolta è un problema. Ecco, in questo senso, quindi hai perfettamente ragione, sì, è vero. È una macchina potentissima, se ci pensate. È un assemblaggio di macchine con cui si possono fare tantissime cose. Bisogna essere molto capaci a usarla. Ecco, questo è un po' il problema. Certo. Grazie. Prego, grazie per la differenza, bellissima sollecitazione. No, io poi sono impressionata anche, ora non voglio rubare spazio, sarò velocissima. No, per esempio i filosofi che usano i social, no? Sì. Che poi magari compaiono, ma tutto quello resta. E tutto quello resta, certo. È vero, resta. È vero. Certo. No, c'è un sovrapotenziamento di questo aspetto. Non c'è nessuna mente che possa conservare gli istanti come la rete. Attenzione, nessuno sa come la rete oggi. Questo è un dato di fatto. Ecco, poi però c'è il problema della organizzazione o riorganizzazione o di organizzazione, esatto, messa in successione degli istanti, no? Che catturano. Allora, ci sono altre osservazioni, domande? Curiosità? Buonasera, se posso. Alessandro Carocci, dottore di ricerca. Prego. Molto, molto, molto velocemente, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al dottor Aurora e al professor Grigenti per le tante informazioni. E anche a questo proposito, anzi, volevo chiedere se era possibile in qualche modo avere le slide, perché all'inizio c'era stato un attimo un problema di condivisione dello schermo, per cui probabilmente possono far comodo anche i riferimenti bibliografici agli autori, insomma, a cui si è fatto riferimento. E quindi avevo una piccola domanda, più che altro una richiesta di approfondimento, una delucidazione per il professor Grigenti e poi anche per il dottor Aurora. Mi pare che verso la fine del suo intervento si è fatto riferimento a quelle considerazioni, a quella suggestione, diciamo, della sua collega tedesca, che parlava di questo esercizio antropotecnico di trasformazione mutuale, insomma, e quindi della navigazione che in qualche modo si trasforma e ci trasforma, e quindi volevo chiedere due parole in più per capire meglio. E inoltre poi volevo chiedere al dottor Aurora, ma poi un po' più in generale, un po' aperta a tutti, che futuro, perché ha parlato, mi pare, di ecosistema di ricerca basato su, appunto, la dimensione della collettiva e dell'open access. Quindi può diventare in un futuro prossimo, questo l'esempio che ha portato oggi, una pratica comune, generalizzata?
Questo, grazie. Sì, brevemente, la collega è Natasha Adamowski, è una esperta, una filosofa mediale. Lei ritiene che, nonostante si abbia a che fare con strumenti estremamente raffinati, in realtà il nostro rapporto, il nostro ingaggio con la macchina sia costantemente guidato da elementi antropologici fondamentali. Cioè noi entriamo, come dire, accettiamo di entrare in gioco con la macchina. La macchina è un set di regole che ci sfida a giocarle, e in questo siamo sostanzialmente, il gioco è una costante, è una determinante antropologica, e in questo, a seconda dei momenti o del tipo specifico di navigazione che stiamo facendo, ci induce a assumere comportamenti antropologici o di gioco specifici e particolari, e a formarci in tutti, in qualcuno, in parte, e in questo esercizio sostanzialmente trasformiamo le nostre abilità e costruiamo nuove competenze. Cioè diventiamo capaci, per esempio, di orientarci specificatamente in alcuni domini. Vedi, se usiamo solo la piattaforma di Simone, diventiamo dei super fenomenologi, diventiamo dei collaboratori a definire un super oggetto fenomenologia al di là dell'aspetto autore, Husserl, capite cosa voglio dire? Ma perché ci piace giocare, ci piace interagire, ci controlliamo, esattamente come accade nei giochi collettivi. Natasha ha questa idea, ossia c'è una sorta di sfida a tornare a, cioè una sorta di sfida a usare costanti comportamentali, attuazioni psicosomatiche, capite? Che sono quelle di sempre, cioè l'umano ingaggia la macchina da umano e in questo la utilizza. Questo ci fa fare, Alessandro, un salto in avanti nell'analisi di tutto questo. Dico faccio solo questa considerazione per la ricerca, per cui questa roba dovrebbe essere studiata da noi, da voi filosofi, da voi giovani, non più solo e semplicemente dentro lo schema 8-900esco dell'alienazione, chiaro? Ma che scatta immediatamente di fronte a questa roba, ma di quello della trasformazione antropologica, della trasformazione di strutture cognitive, di trasformazioni della mente, di modi specifici di costruire abitudini appunto di esperienza. Questa è un po' la novità, cioè definire un nuovo categoriale. Questo sarebbe la grande sfida della filosofia, e non star lì a lamentarsi che siamo sempre alienati da qualcosa, alla rete, diventiamo stupidi, perché questa roba qua ha avuto il suo effetto, è stata una cosa molto importante, anche molto prestigiosa, ma rischia di non farci capire, e chi non capisce, dice Wittgenstein, muore. Con questo chiudo. Simone, rispondi tu, l'ultima parte. Dove sei? Grazie. Simone, sei morto? No, non è sparito. Eccolo. Ci sono. Allora, la domanda mi sembrava riguardasse, diciamo così, un'ipotesi di come questo tipo di policies, quindi l'open access e via dicendo, potrebbe effettivamente affermarsi e in qualche modo orientare i processi di conoscenza, di ricerca. Allora, io credo che in parte si sia già affermato e in parte sia in qualche modo una necessità dovuta anche alle modificazioni che l'epoca digitale ha imposto alle modalità di fare ricerca e di studiare. In che senso? Adesso non sto a farvi vedere perché sennò perdiamo tempo, però se noi guardiamo ad esempio gli ultimi, sulla piattaforma vediamo gli ultimi libri pubblicati su Husserl nelle maggiori lingue europee. Solo nell'ultimo anno noi siamo di fronte a decine e decine e decine di titoli. Allora, di fronte a questa appunto potenziale ipertrofia, no? Di contenuti, magari tutti anche di alto livello, anzi con ogni probabilità, è
necessaria una struttura ed una strategia di gestione dell'informazione che prevede in qualche modo che l'informazione, i contenuti siano in qualche modo da un lato di pubblico dominio e dall'altro quindi accessibili liberamente. Perché se a inizio Novecento appunto chi si trovava a studiare un determinato problema aveva una comunità di riferimento tutto sommato ristretta rispetto a quella che viviamo oggi, e oggi è impossibile in qualche modo muoversi all'interno dell'orizzonte bibliografico che in qualche modo riguarda ciò di cui ci stiamo occupando. Quindi serve trasformare in qualche modo la modalità di intendere la ricerca da qualcosa esercitato autonomamente, individualmente, all'interno del proprio studio, davanti al proprio computer, a qualcosa invece di esercitato in modo collettivo, cioè che sia qualcosa che sia non solo prodotto, ma anche utilizzato da un'intelligenza collettiva in qualche modo, che appunto in qualche modo funziona per processi di individuazione che sono collettivi e che però richiedono appunto il libero accesso. Cioè, detto in maniera anche molto banale, se io mi occupo di una determinata questione, di un determinato autore in quanto storico della filosofia, e negli ultimi sei mesi sono usciti 40 libri dedicati a quell'autore, io non posso permettermi di comprare 40 libri ai prezzi che l'editoria accademica soprattutto ultimamente ha raggiunto, non sapendo neanche bene, no, che cosa possa trovare in questi libri. Allora, l'idea, ad esempio, che non è ancora stata completamente implementata all'interno della piattaforma, è che si costituisca una rete di studiosi, per cui io studio US da questo punto di vista, so che lei studia cose a me affini, ci mettiamo in relazione. Io leggo una cosa che credo possa interessare alla sua ricerca e posso condividere un appunto che io ho fatto su un testo, oppure posso condividere il rimando di un articolo che quindi diventa in qualche modo già, tra virgolette, masticato da me e che posso in qualche modo indicarlo a lei per la sua ricerca. E in questo modo appunto si crea, ripeto, si creano delle linee di ricerca che sono in qualche modo costruite in maniera collettiva, e che però per essere costruite in maniera collettiva richiedono un accesso libero e collettivo alla conoscenza, diciamo, ai contenuti in qualche modo. Per cui, per rispondere, l'ho fatta anche troppo lunga, credo che sia in qualche modo il futuro, proprio perché, diciamo così, la quantità di informazioni e la quantità di contenuti che ci viene posta di fronte in qualche modo richiede necessariamente che ci sia libero accesso collettivo a questa quantità di informazione che individualmente non sarebbe gestibile. Quindi non so se ho risposto, però così è un po' come la vedo io, ecco. Sì, grazie. Grazie. Ci sono altre domande, interventi, osservazioni? Sì, scusate, sono Giacomo Scarpelli, Ciao Fabio, grazie. Io sono arrivato tardi perché ero a lezione, mi sono collegato tardi, e allora ti volevo chiedere, Fabio, scusa, perché ho sentito solo la seconda parte del discorso, stavi accennando a una teoria dell'universo come una macchina computazionale. Ecco, mi è sfuggita un po' la cosa, se potevi sì, appena approfondire, ecco, grazie. Solo certo, è l'idea di fondo, è la grande metafisica che giace al fondo della filosofia digitale, ossia l'idea che gli elementi fondamentali dal punto di vista della materia, l'atomo, la sua costituzione interna, ma così come diciamo in continuità, per esempio, tutti gli altri oggetti, gli animali, possano essere in qualche modo simulati da piccoli automi cellulari di tipo informazionale, elementi semplicissimi che li traducono nella loro struttura, ma a questo punto, come dire, la stessa costituzione materiale dell'universo diventerebbe pura informazione disincarnata da ogni materia.
È chiaro. Questo è il grande obiettivo. Quando il mio amico Kurzweil, che ogni tanto mi scrive cose farneticanti, mi parla di singolarità, intende esattamente questo: il passaggio quantico, l'abbandono definitivo della materia ed il balzo dell'informazione, così come la psiche umana al di fuori del corpo, in un ambito dove tutto è diventato quella enorme matrice informazionale che è il mondo interamente simulato. Grazie Fabio, grazie. Beh, insomma, è suggestiva come cosa. Ed è l'idea di fondo che traina queste ricerche di persone, non sono mica dei pazzi, No. Sono mica è gente che lavora con matematiche di livello altissimo, sono scienziati, ma che appunto vogliono predisporre questa possibilità. Nel mio piccolo io penso che intanto siamo riusciti a realizzare una grande macchina di simulazione e di ripetizione sovrappotenziata del mondo, che è la rete, e forse ci fermeremo lì. Ho come l'impressione che la materia non la lasceremo mai indietro. Chiarissimo, grazie, grazie Fabio. Molto interessante, grazie. Sì. Ci sono altri interventi? Tenete conto di un ultimo aspetto, che qui chiudo. Tutto questo che abbiamo visto ha una controparte importante. Voi quando entrate, navigate, avete già capito che navigare non è ricercare, intanto sono due cose completamente diverse, ma insomma ogni atto che fate, ogni momento in cui prendete un passaggio nella macchina e ritenete di averla controllata con la vostra mente, dall'altra parte c'è una mente che si sta facendo un'idea su di voi. È chiaro, questo è un aspetto molto importante. C'è una mente che sta catalogando le vostre ricerche bibliografiche, che conosce a menadito i vostri interessi, che sa molto bene come la pensate politicamente e perfino i vostri desideri sessuali. Ed è una mente su cui nessuno sta parlando, totalmente fuori controllo, dove, come dire, alla vostra identità incarnata e anagrafica si sta affiancando un'identità digitale estremamente variegata e che può essere utilizzata in vari modi. Ad esempio, sono abbastanza certo che molti dei vostri volti che avete consegnato a Facebook stanno per essere lavorati da macchine learning alla ricerca di criminali. Capite cosa intendo dire? Questo ovviamente a vostra insaputa. Quindi questo è un altro problema importante di tutta questa questione. Cioè, quando voi prendete il passaggio, siete anche però passeggiati, cioè lasciate tracce di voi. E queste tracce sono appunto composte in qualcosa che è il vostro doppio digitale. Sia molto chiaro, Nessuno ne sta parlando perché è una questione esplosiva. È esplosiva. Provate a immaginare che qualcuno proponga che i vostri dati digitali possano essere utilizzati solo dandovi un euro ogni volta che li usano. Sarebbe devastante, basterebbe questa proposta, però appunto a nessuno viene in mente perché avrebbe, come voi comprendete, effetti importanti. Grazie molte anche per questo avvertimento e provocazione, no? Se posso dire una cosa proprio rapidissima su questa cosa che ha detto Fabio, ma proprio molto, molto rapida, che diciamo così, che riguarda un po' quello che accennavo prima, no? Cioè riguardo alla profilazione algoritmica, che è diciamo il meccanismo con cui funzionano Amazon, Google, insomma le grandi multinazionali dell'informazione. Ecco, l'idea della piattaforma e di strumenti simili a questo è di evitare quel tipo di profilazione, cioè
nel senso che non è che se voi sulla piattaforma cercate quel testo di quell'autore, di quello studioso, il giorno dopo vi dicono guarda che è uscito anche quest'altro articolo perché l'hai cercato, no, perché lì diciamo questa profilazione collettiva, questo processo di individuazione collettiva, come dicevo prima, è lasciato alle interazioni tra studiosi, cioè deve essere lo studioso o diciamo l'altro utente della piattaforma che ti dice in qualche modo guarda, ho visto che o so che tu ti occupi di questo e quindi ti consiglio questo. Cioè in questo senso dicevo che può essere anche uno strumento che utilizza le potenze della rete ma senza quegli esiti standardizzanti e omologanti che la banale calcolabilità algoritmica reca con sé. Quindi diciamo è un tentativo di conservare la potenzialità della rete ma di preservare, diciamo così, la possibilità di costruire profilazioni tra virgolette che però viene lasciata a intelligenze umane e a percorsi, diciamo così, individuali e individualizzanti, ecco, non automaticamente, cioè non è la piattaforma che indirizza l'utente, ma è l'utente che plasma la piattaforma, quindi in qualche modo il contrario di quello che avviene nella profilazione algoritmica. Ecco, solo questo. E mi sembra una precisazione estremamente importante, quindi grazie per averla fatta. Bene, allora, ci sono altri interventi? Mi sentite? Posso chiedere una cosa? Sì, Paolo Rizzo? Sì. Prego. Non so se mi vedete. Ciao Paolo. Sì, buonasera. volevo chiedere una cosa al professore Girgenti. Grigenti, scusi. Allora, abbiamo parlato di appunto informazione, mi è venuto in mente Luciano Floridi. Io l'ho approfondito per la mia tesi di laurea triennale, adesso io sono al primo anno di magistrale. Innanzitutto un parere anche veloce sull'infosfera, sulla teoria dell'infosfera e quindi tutta appunto questa proposta, che è una proposta anche sistematica che comprende un po'... diciamo tutto un po' tutto lo scibile, ecco. E poi a proposito di quell'ultima cosa che ha detto lei, io ricordo che Floridi, se non erro, propone un aumento dell'afflusso di informazioni. Lui dice, se non sbaglio, abbattere la frizione informazionale. Quindi tutti quegli ostacoli che impediscono alle informazioni, che in un certo senso chiudono, fanno un po' collo di bottiglia alle informazioni. In vista, per esempio, delle ultimissime cose dette, lei è d'accordo con un aumento dell'afflusso, sempre comunque con i paletti necessari, perché per esempio Floridi parla dei riconoscimenti biometrici, se non erro, del fatto che abbiamo degli strumenti ancora nostri, come appunto questi, banalmente mi pare che diceva l'impronta digitale o le scansioni della retina, sono questioni ancora più nostre, invece di... dei mezzi che possiamo, in un certo senso, possiamo perdere, come la carta di credito o altre cose del genere. Quindi un po' queste due domande, una riflessione generale. Ma brevemente, io sì, ho discusso anche con Floridi, io sì, sono con... è una bella descrizione, molto ampia, molto suggestiva la sua. Sono d'accordo, anche mi piace soprattutto questo suo richiamare il fatto a questa nostra situazione scissa, questo essere dentro e fuori la rete, no? Mm-hmm. Questo passaggio che noi viviamo in maniera molto naturale, ma che in realtà naturale non è, è come essere sospesi tra due mondi. Questa è un'idea che mi piace. Devo dire che di lui... Però ecco, poi non comprendo bene se lui appunto da un lato sia favorevole, lo dico banalmente, sia come dire, questa idea del flusso delle informazioni, questa, o dall'altro sia anche propenso a, e credo che sia più questo, considerando che ha
partecipato al gruppo di lavoro sulle linee guida dell'intelligenza artificiale redatte nel 2019 dall'Unione Europea, che lui sia però propenso in una prospettiva europea a porre dei vincoli a tutto questo, esattamente nell'orizzonte, per esempio, della preservazione dell'autonomia umana, della preservazione dell'idea che nessun accertamento automatico legato a questioni appunto identitarie, personali, possa essere autorizzato e fatto per via macchinale senza precedente supervisione umana. Ecco, credo che Floridi sia un po' a metà tra l'una e l'altra cosa, ma che propenda per la versione europea dell'utilizzo della macchina, che è quella sotto controllo. Non è la versione americana e non è nemmeno la versione orientale, perché vi avverto, ci sono propensioni e atteggiamenti molto diversi. Noi europei ci consideriamo sempre all'universale, no? Come se tutti dovessero fare come facciamo noi. In realtà, fuori dal mondo, nessuno fa come facciamo noi. Siamo diventati un po' un qualcosa di molto particolare che applica regole che per altri, per la maggioranza sostanzialmente degli umani, non sono più valide. Accertamenti automatici sono possibili, controlli della persona e della libertà vengono fatti normalmente nella stragrande maggioranza del mondo e si sta usando internet proprio in questa prospettiva. Bene, grazie. Prego. Sì, e qui si aprono anche altre questioni, altri problemi in ogni caso, no? Anche certo, di grande importanza, abbiamo visto anche di carattere politico, insomma qualcosa ormai sta appunto circolando anche in questo senso. Bene, ci sono altri interventi, altre domande? L'abbiamo fatta allora, lunga, scusate. No, c'è soltanto da ringraziarvi per la pazienza, per la disponibilità, quindi ringraziamo moltissimo entrambi i relatori per le relazioni e appunto per i chiarimenti e la discussione alla quale si sono prestati. Ringraziamo altresì moltissimo tutti i partecipanti e ci diamo appuntamento eventualmente ad una prossima occasione. Quando volete, noi ci siamo. Grazie a voi, siate felici. Grazie. Ciao, buona cena, ciao a tutti. Grazie. Buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti, grazie. Grazie.